Davide Laiolo è nato a Vinchio nella stagione del grano biondo. Vinchio è un piccolo paese del Monferrato. È stato ufficiale dell'esercito italiano nella Seconda Guerra Mondiale, è diventato il comandante Ulisse durante la Resistenza. Ha fatto il giornalista con uno spirito innovativo e facendo una scuola di giornalismo, è stato deputato al Parlamento e scrittore. La sua vocazione di giovane studente era di essere poeta e nella poesia esprimeva, nelle sue poesie esprimeva un sentimento sempre molto legato alla campagna. E la poesia è stato il filo conduttore di una vita movimentata e complessa che ha salvato la sua umanità. E io sono molto legata a una poesia che ha fatto per la mia nascita. Quando autunno ancora vivo di sole, dolce novembre, rose garofani, sei venuta laurana nell'ora lunare, che si conclude con tu nata d'autunno a fare primavera. Le poesie però sono rimaste inedite, non ha avuto il coraggio di dichiararsi poeta. Il legame con il paese, con questi luoghi, lui lo descrive così. Vinchio è stato il mio nido, le radici, mio padre e mia madre devono avermele piantate ben profonde in questa terra collinosa, se non è passato giorno nel corso della mia vita in cui la mente non sia ritornata al pesco sul brico di San Michele, ai prati delle Sette Figlie, ai boschi della Sermassa, ai filari conchigliosi della vigna di Monte del Mare. Radici profonde, ancestrali, magliarde, persino morbose. Ogni partenza mi addolorava come segnasse un addio senza ritorno, sia quando era per il collegio o per i fronti di guerra. Lasciavo il cuore e i sentimenti al paese, come potessi respirare libero solo tra quella polvere, in quell'aria di piante amiche, nella linea dritta seguendo i filari delle vigne, esattamente come soltanto in questi posti potessi spaziare con la fantasia da un colle all'altro e alzarmi in volo. Non è più stato così in nessun altro luogo del mondo, non nel cielo di Parigi né in quello di Atene, non a Pechino né a Samarkand, non a Marrakesh né a Beirut, mai più. Laiolo nasce diventa scrittore di grande successo con la biografia di Cesare Pavese, Il vizio assurdo. Premio Crotone, tradotto in molte lingue, è diventato anche una riduzione teatrale con la collaborazione di Diego Fabbri. Il vizio assurdo è stato un atto di omaggio a un amico. L'amicizia di Laiolo e Pavese si è radicata a Torino subito dopo la liberazione, quando Pavese collaborava all'unità dove lavorava Laiolo e faceva delle lunghe conversazioni con questo suo conterraneo, come se Monferrato e Lange si abbracciassero quando si incontravano. Infatti, negli 10 anni dalla morte, Laiolo ha preso per descrivere, per parlare della vita di Pavese, il legame con la terra. Fa riferimento a una conversazione a Torino dove Pavese si definisce una vigna troppo concimata. Fa delle ricerche riportando gli inediti, perché ha avuto la grande emozione, il grande privilegio di aprire il baule in cui Pavese aveva raccolto i suoi scritti prima di andare a suicidarsi all'Albergo Roma a Torino. Raccoglie moltissime testimonianze e costruisce questa storia che intitola, prendendo un verso di una poesia molto famosa di Pavese. È il tentativo, ed è un tentativo che è stato
che ha avuto molto successo, di non vincolare Pavese soltanto al suo diario, al mestiere di vivere, ma di ricondurlo a un impegno più complessivo e soprattutto all'innovazione che ha portato come collaboratore di Giulio Einaudi alla letteratura italiana, alla cultura italiana. E conclude così questo suo lavoro biografico: ho arato la sua vigna perché sulla terra smossa il ricordo di Cesare Pavese rimanga al di là del fuoco dei falò, al cospetto dell'intramontabile luna. Nella biografia le langhe sono centrali e le langhe obiettivamente sono diventate mitiche nella scrittura di Pavese. Pavese, come Fenorio, come anche Laiolo, attingono alla memoria orale contadina, la traspongono in storie della letteratura italiana. Pavese, molto legato al mito, alla cultura classica, Fenoglio, molto legato alla cultura inglese del Seicento, a Marlowe, Shakespeare, a cui si ispira per parlare di una madre langa, arcaica ed epica. E a Fenoglio Laiolo dedica un'altra biografia, seguendo il metodo che aveva già fatto per Pavese, intervistando molti amici. Fenoglio ha avuto una vita molto meno complessa di quella di Pavese e molti se lo ricordavano. Ha avuto anche un rapporto di amicizia Laiolo con Guido Sacerdote, che si occupava di spettacolo alla RAI in quel periodo e che è stato compagno di scuola con Fenoglio. Di Fenoglio anche qui mette in relazione soprattutto il rapporto addirittura con la sua assimilazione alle langhe. Dice Fenoglio, dice Laiolo, le langhe sono nelle sue vene, sono il sangue che rompe, sono le sue ossa, sono il suo volto magro, sono uguali a lui, sono lui stesso con gli strapiombi, i bricchi, i ritani, le cascine dove latrano cani alla catena. Le langhe sono il padre e tutti i Fenoglio da cui è orgoglioso di discendere. Il metodo per scrivere le biografie, lo si vede dai libri che sono conservati nella biblioteca, era quello di trovare lo scrittore nei suoi personaggi, nei personaggi di cui parlava, di cui scriveva. E quindi ci sono annotazioni molto intense sui libri di Pavese come sui libri di Fenoglio. Era convinto che ci fosse sostanzialmente una corrispondenza, che parlassero di sé gli scrittori mentre parlavano dei loro personaggi, mentre scrivevano dei loro personaggi. E poi c'è una notazione molto interessante, sempre nel filone di questo rapporto tra la memoria orale contadina e la scrittura letteraria, ed è l'uso del dialetto. Per Pavese, un dialetto anche italianizzato, ma che passa attraverso la letteratura americana contemporanea, per Fenoglio un dialetto che diventa una lingua inventata, con termini che sono assolutamente originali, costruiti da lui, utilizzando l'inglese. Quindi due scrittori molto legati alla loro terra d'origine, eppure assolutamente universali.